ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti all'angolo del fumetto. Oggi manga Death Note. Sì, l'ho finalmente finito di leggere. Ho già prenotato il 2 alla Giunti, come avevo detto nel video unboxing. E niente, oggi ve ne parlerò più approfonditamente. Per chiunque ha già visto l'anime, sa già di cosa tratta la storia. Tratta di questo ragazzo che trova il diario delle morte, cioè il Death Note, per terra e inizia ad uccidere tutti i criminali per creare un nuovo mondo. E lui ne vuole diventare il re. In questo mondo non ci saranno persone impure, ladri e cose varie, anche se poi l'unico cattivo rimarrà lui. Dopodiché, al seguito di aver trovato il Death Note, trova anche uno Shinigami, cioè Ryuk, il suo dio della morte che lo accompagnerà fino al giorno della sua morte. Ryuk ha degli occhi speciali che gli permette di vedere per quanto potrà vivere la persona. E quindi praticamente grazie a questi occhi si può vedere quanto vive una persona e cose varie, anche quando morirà. C'è sempre uno scambio, solo che di mezza la vita. Nel caso dei Shinigami, ogni Shinigami che uccida una persona guadagna più giorni da vivere per lui, mentre così non funziona per gli umani, non cambia niente. Alla fine c'è pure una piccola lettera da parte dell'autrice che ho saputo che, vabbè, che racconta un po' che ha saputo che Death Note è uscito in tutte le librerie e cose varie. C'è la pubblicità e c'è anche uno speciale natalizio, cioè questo qui. Pagina speciale natalizio, cioè anche ultima pagina per poi andare alle pubblicità di manga e cose varie. I disegni sono molto molto belli, quello non c'è niente da dire. Takeshi Obata, quindi logicamente sono fighissimi. Per ogni capitolo c'è un'immagine bellissima, ad esempio questa. E poi logicamente ci sono le pagine del Death Note dove vi spiegano come funziona. Logicamente sopra è scritto in inglese, ma sotto c'è subito la traduzione in italiano, anche per chi è meno esperto sull'inglese. Se invece lo sapete, non avrete nessun tipo di problema. Due, come detto all'inizio, ordinato raggiunti, non mi è ancora arrivato, anche se mi doveva arrivare l'altra settimana. E mentre il 3 vedrò di ordinarlo a seguito del 2, anche se me lo volevo già comprare per Natale e cose varie. Ho fatto molto più difficoltà a leggere il Death Note perché non è che mi dava tanta voglia di continuarlo e leggerlo tutto in una sera. Mi andava più di farlo a giorni alternati, mentre poi in Dragon Ball Full Color proprio mi andava di leggere, quindi lo finivo circa in 3 giorni, 2. Mentre questo proprio ci ho messo tanto, circa una settimana passa a finirlo. Sì, sembra strano, ma è una storia anche abbastanza tosta. Ragazzi, spero che questo angolo del fumetto vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividere il video con tutti i vostri amici, parenti, zie, nonni, nonni, piante, e cani, gatti e tutto l'essere vivente. Vi ricordo pure che potete trovare gli altri video dell'angolo del fumetto qua nel mio canale o qua sotto in descrizione. E vi ricordo pure di schiacciare la campanella per non perdervi nessuno e nessuno dei miei video. E se volete ancora tanti, tanti, tanti video, vi ricordo di iscrivervi. E quindi niente. Bye! Yeah!